Buonasera a tutti e benvenuti. Sono Costantino, responsabile italiano di Fondex. Grazie della vostra partecipazione al terzo webinario della serie Strategie di Trading Speciali organizzato da Fondex. Oggi come ospite abbiamo il piacere di ospitare Rosita Furnari, trader indipendente dal 2013. Rosita è un'esperta di analisi volumetrica. Tiene corsi formativi sull'analisi volumetrica ed è referente per l'Italia di Wolfix.net dal 2016. In questo webinario Rosita tratterà l'analisi volumetrica e ci parlerà della legge della domanda e dell'offerta, dei livelli di interesse e della manipolazione dei prezzi ed infine della combinazione di analisi tecnica e volumetrica. Grazie anche a te Rosita per Grazie, partecipare a Costa. questo webinar con noi. E ti lascio la parola per illustrarci la tua strategia. Grazie, Costa, per la bellissima presentazione. Mi sento quasi importante come mi hai Sei importante, presentato. sei importante. Ok, faccio presente in regia, c'è un problema. Ancal non riesce a sentirci, quindi per favore provvedete. Ok, detto ciò, vi condivido il mio schermo. Come vi diceva Costa, mi chiamo Rosita Furnari e mi occupo in maniera specifica di analisi dei volumi. Diciamo che da quando faccio trading mi sono approcciata a questo mondo, è stata la mia passione, mi ha subito presa, soprattutto per il fatto che c'erano le figure dei profili, poi ho iniziato con i market profile, quei profili tutti colorati. Ho l'indole artistica, sono stata rapita e affascinata da questo, prima di tutto. Poi piano piano ne ho fatto un lavoro. Continuo ancora a studiare. Sì, ok, abbiamo avuto qualche problema in regia, scusate, ok. Sì, ecco, non mi sentivate perché avevo il microfono disabilitato, eccomi qua, tutto a posto. Ok, allora, vi dicevo, ok, quindi mi occupo di formazione attualmente e collaboro con la piattaforma Wolfix.net. Grazie a Costantino per l'opportunità di farmi mostrare anche quest'altra piattaforma perché avremo delle iniziative carine anche con Fondex. Allora, andiamo a noi, il tempo corre, facciamo solo una piccola introduzione giusto per illustrare l'argomento prima di qualunque altra cosa. Intanto, che cos'è l'analisi dei volumi? Noi quando parliamo di volumi, in realtà a cosa facciamo riferimento? Facciamo riferimento ai contratti che vengono scambiati, quindi l'analisi dei volumi, a differenza dell'analisi volumetrica, non va ad analizzare i movimenti di prezzo, la sola price action. Fa pure questo, attenzione, perché si parte da lì, ma si cerca di andare più in profondità, cioè si vanno a vedere che cosa? I flussi che sono passati sul mercato, quindi non ci si basa soltanto sul che cosa sta succedendo, ma anche sul perché sta succedendo una determinata cosa. Quindi un'analisi un po' più approfondita. Sicuramente non è un tipo di analisi facile, bisogna studiare tanto, ma capire bene che capire il perché delle cose in questo contesto ci aiuta a volte anche a, tra virgolette, prevedere quello che sta per succedere e giocare un po' d'anticipo. Quindi il grande vantaggio principale dell'analisi volumetrica è quello di consentirci di vedere il mercato da una terza dimensione, innanzitutto, quindi di andare oltre il prezzo e di farci capire dove sono esattamente i livelli di prezzo che interessano, quali aree invece non stanno interessando i grandi operatori, quando c'è una figura di analisi tecnica, che può essere un testa e spalle, un canale o il semplice superamento di un massimo, di un minimo precedente, capire se stanno realmente spostando il prezzo oppure no. Alla fine è un'integrazione che si fa all'analisi tradizionale per cogliere e filtrare, farsi segnali e capire quindi come comportarsi e cosa aspettarsi dal mercato. Ovviamente strategie applicabili ai volumi ce ne sono diverse, ognuno poi ha il suo stile operativo. In maniera molto semplice, una delle più classiche potrebbe essere questa. Comincio a farvi vedere qualche grafico.
Già una prima distinzione proprio basica basica è il modo di lavorare o il modo di analizzare i cosiddetti volume profile, l'istogramma dei contratti. Sarebbe a dire, scusatemi, l'emozione mi fa fare. Ok, allora apriamo un profilo, qui siamo sull'orario, meglio un settimanale. Allora, innanzitutto, come vengono rappresentate? Abbiamo detto che analizziamo i contratti, i flussi di denaro, ok? Fino a qui ci siamo. Ma come vengono analizzati questi e come vengono raffigurati questi flussi di denaro? Si distinguono due tipi, due categorie di volumi in realtà. La prima categoria è data dai flussi in tempo reale, ossia, se io vado, ok, sono qui al prezzo attuale, questo che state vedendo adesso al video è il grafico del future dell'euro. Periodo da 19 dicembre, quando è iniziato il contratto, ad oggi, ogni candela è una candela oraria, ok? Se io allargo lo schermo, si vede anche il DOM, la profondità del mercato con l'order book, ed qui è tutto integrato nel grafico. Questo è un esempio lampante di flussi in real time, vale a dire gli ordini pendenti che sono messi sul book, sia in acquisto e sia in vendita, e i vari contratti che vengono passati al mercato in tempo reale. Quindi vedete, man mano che il prezzo si sposta, i numeri cambiano. Ora ovviamente sono le 19, non è più orario in cui ci sia grande liquidità, per cui vedete si muovono lentamente, ma di solito questi numeri scorrono a gran velocità. Questo è un tipo, una categoria di volumi che si analizzano e servono per capire cosa stanno facendo in questo momento gli operatori. Ma quello che stanno facendo gli operatori va anche contestualizzato. Perché? Perché quello che abbiamo detto, cerchiamo di capire come si comportano relativamente a un livello importante, zona di supporto, resistenza, massimo, minimo o qualunque riferimento vogliamo tenere in considerazione. Questi riferimenti a cui puoi rapportare il comportamento degli operatori sono quelli dati da famoso, perché ormai sta diventando molto conosciuto, volume profile, ossia l'istogramma a volume, che non è altro che una raccolta, possiamo dire così, livello per livello, di tutti i contratti che sono stati scambiati in una determinata sessione. Questa sessione può essere giorno, può essere la settimana, come i profili che ho rappresentato qui, può essere tutto il contratto, un anno, un mese, può essere un periodo di tempo non standardizzato. Ad esempio, se volessimo analizzare uno swing, si può impostare un profilo per quello swing, un periodo di tempo che noi possiamo scegliere liberamente. Allargo ancora una volta lo schermo per farvi vedere i numeri che stanno sul profilo che vedete qui all'estrema sinistra. Questo è il profilo che riassume tutto questo periodo di tempo, tutto il contratto. Vedete, ci sono dei numeri e questi sono tutti i contratti scambiati livello per livello. In base a dove si crea liquidità, sarebbe dire le zone con più volume o le zone con scarso volume, in base a quello che si vuol fare, se si vuol breccare quest'area, non si vuol breccare, cosa si sta preparando, poi si incrociano i dati tra quantità sviluppate sul livello più la reazione che si sta scatenando nel mercato, che è pressione, un altro concetto tecnico per dire se stanno vendendo piuttosto che comprando, e così si capisce, si cerca di capire, anzi di anticipare quello che sarà la futura mossa del mercato. Detta in maniera molto, molto breve, molto, molto sintetica. Vi dicevo, tecniche diverse di lavorare con i volumi, una di queste può essere una grande differenza che si può riscontrare tra gli operatori riguardo il modo di osservare il volume profile. C'è chi lavora con le punte, c'è chi lavora con le zone di vuoto. I significati sono diversi in realtà, anche se complementari, perché dove abbiamo le punte sono zone dove c'è grande liquidità e quindi sono zone che sicuramente il prezzo va a testare, perché il prezzo si muove proprio alla ricerca di queste sacche, dove volume non ce n'è. C'è il vuoto, tecnicamente si parla low volume area e high volume area, se vogliamo essere anche un po' più tecnicisti. Nelle zone con scarso volume in realtà non c'è interesse, quindi sono zone che gli operatori hanno rifiutato.
Lavorare con le punte o lavorare con questi vuoti, tra virgolette, può essere la stessa cosa, nel senso che entrambi si comportano come supporto e resistenza. Ma lavorare con la punta è più semplice, innanzitutto perché è più immediato vedere la zona di prezzo. Anche se non delimitiamo il livello esatto, però sappiamo che ad esempio il range tra 1,24 e 0,4, 1,24 e 30 circa, in quest'area c'è liquidità, quindi qui ci possiamo aspettare una reazione da parte dell'euro, ok? Anche senza essere estremamente precisi. Se volessimo considerare come supporto resistenza le zone di vuoto, dobbiamo essere uno più precisi perché mentre qui abbiamo una fascia di prezzo che è maggiormente evidenziata, nel vuoto non abbiamo niente di particolarmente evidenziato, prima cosa, quindi dobbiamo cercare di individuare al meglio un livello possibile di reazione e non è così semplice. Seconda cosa, proprio perché nel vuoto c'è rifiuto, la reazione del prezzo non è così chiara, ossia, mentre quando il prezzo si avvicina ad una zona di liquidità solitamente rallenta, il che non significa che inverte, ma semplicemente intanto rallenta e poi se vuol breccare raccoglie forze per breccare, altrimenti ci ripensa e torna indietro, ma intanto rallenta, ok? Quindi è un'unica reazione. Quando invece si trova in queste zone di vuoto, la reazione è imprevedibile perché può tornare indietro ad un certo punto, che bisogna capire come determinare, oppure può anche accelerare e correre dall'altra parte. Quindi è vero che qui si colgono effettivamente, soprattutto per chi fa scalping, in queste zone coglie le opportunità migliori, perché qui si coglie proprio l'origine dell'eventuale inversione, ma è anche vero che è più difficile lavorare. Quindi analizzare il profilo e cogliere sfumature su tutto quello che può essere studiato sul profilo. Due modi di lavorare, molto semplicemente, o con le punte o con i vuoti. Questa è una differenza. Al di là del profilo, ci sono tante piattaforme che hanno già anche la nostra CTrader ha già qualche impostazione volumetrica. Solitamente abbiamo la possibilità di osservare l'istogramma in basso. L'istogramma in basso è già un'indicazione che aiuta l'operatività. Perché? Perché se un movimento di prezzo, facciamo ad esempio questa discesa che ha fatto l'euro a partire dalle 7, non confondetevi con l'orario perché questo 7 non è il 7 nostro italiano, ma sono le 7 a Chicago, questo è l'orario del CME, questa piattaforma è collegata, cioè riporta gli orari dei mercati di riferimento, quindi attenzione agli orari perché chi non lo sa si può confondere. Alle 7 di Chicago, di giorno 8 praticamente l'euro è crollato a picco. Se questo crollo fosse avvenuto con una candela di istogramma bassa, tipo queste che c'erano prima, magari non avremmo dato tanto peso, anche perché, guardate qui, veniamo da una settimana di rialzo, non pensiamo che possa essere tanto drammatico questo short. Il fatto che invece avviene con una colonna dell'istogramma così netta, così alta, ci fa scattare un campanello d'allarme. Okay? Di solito noi diciamo, lavorando con i volumi, che perché il movimento sia sano deve essere supportato dai volumi. Questa è una regola aurea ed effettivamente è vero, perché il prezzo alla fine si muove solo perché viene spinto dai contratti. Cioè i contratti sono la benzina del prezzo. Per muovere l'euro verso l'alto anche di un solo punto c'è bisogno di dare una bella spinta. E come si dà questa spinta? Con i contratti. Quindi la risultante, quello che vediamo nell'istogramma, ci fa capire quanta spinta hanno dato, quanta forza hanno dato. Ok? Quindi questo è un tipo di esame che anche con la CTrader potete adottare. Basta applicare l'istogramma in basso e attenzionare quanto è alta la colonnina dell'istogramma. E ovviamente stare particolarmente attenti quando l'istogramma vi segnala delle punte estremamente evidenti. Lì vuol dire che quel movimento è il più importante. Di conseguenza, vi faccio un esempio operativo che potreste sfruttare. Guardate qui, è arrivato sul picco massimo, il prezzo scende, abbiamo detto, con questa colonna di istogramma così, così evidente, così forte. Qui abbiamo anche la possibilità di leggervi dentro, sono stati scambiati 69.000 contratti in una sola ora. Ok? Poi il prezzo torna giù,
ritraccia, siamo sui minimi, per farlo ritracciare occorre una nuova spinta, ma questa spinta è di appena 50.000 contratti, quindi siamo quasi a metà. Quasi a metà, che significa? Che può essere finito questo short? Magari no, perché se è sceso con un 90.000 ci aspettiamo che per riportarlo su ce ne vogliono almeno altrettanti, cioè bisogna avere sempre un certo equilibrio nelle spinte tra acquisto e vendite. Quindi sì, sta risalendo, veniamo da un long, ma non abbiamo la stessa quantità, la colonnina non è uguale, è più piccola, quindi che significa? Che magari siamo solo in fase correttiva. Vediamo che succede, il prezzo risale, testa la resistenza ed eccoci qua di nuovo sotto i massimi precedenti, quindi ancora in correzione. Quello che voi potete fare con la C-Trade, basta semplicemente analizzare quando ci sono massimi e minimi, che tipo di istogramma si crea, dove c'è un picco più evidente e dove c'è un picco meno evidente. I picchi più evidenti sono quelli che comandano, ci danno la direzione principale del movimento. Per gli altri possiamo avere dei ritracciamenti. Okay? In ogni caso poi si integrano queste situazioni, queste condizioni che abbiamo sull'istogramma con quello che può essere la vostra analisi di price action normale, l'analisi tecnica normale, può aiutarvi a capire quando fidarvi o quando non fidarvi, semplicemente guardando l'altezza dell'istogramma. Ok? Questa è una cosa semplice che comunque potete analizzare tutti. Oppure un'altra cosa che potete guardare, che un po' rispecchia quello che abbiamo appena visto qui. Ok, guardate, guardiamo questo esempio, tolgo un attimo i profili così non vi confondete. Guardate qui, inizio da questa parte, ok? Evidenzio questa zona perché qui si è creata un'area di lateralità, vedete? Il prezzo si è mosso in laterale. Cosa succede? Poi il prezzo rompe questa zona di lateralità e nell'istogramma abbiamo una bella candelona. Questo ci dice che questo short in questo momento è il movimento principale. Se il prezzo fa degli swing, dobbiamo decidere quale direzione prendere dopo questa indicazione, sappiamo che dobbiamo assolutamente preferire lo short. Ovviamente il mercato cambia idea come cambiamo idea anche i trader, cioè come a noi capita anche di fare la cavolata, di sbagliare, anche il mercato sbaglia, attenzione, non aspettatevi che sia tutto perfetto, ci sono i cambi di opinione in continuazione, però intanto uno strada seguendo il segnale che ha ricevuto, poi se cambiano direzione e ti fanno prendere lo stop, pace. Anche qui si prendono gli stop. Ecco, un mito da sfatare assolutamente, perché ultimamente i volumi stanno diventando di moda e sono accompagnati da un mito. Con i volumi non si sbaglia mai. Non è vero, si sbaglia anche con i volumi. Quindi sappiatelo, non aspettatevi Sacro Graal, perché altrimenti saremmo tutti ricchissimi e sarebbe bellissimo, ma non è così. Si possono prendere gli stop, magari di meno, si ottimizza il rischio rendimento sicuramente, ma qualche stoppino ci scappa anche qui. Ok, quindi qualche indicazione su pratica che potete usare anche voi, potete sfruttare l'istogramma. Poi, altre strategie che si usano sui volumi. Dipende dal tipo di operatività, cioè se si lavora in intraday o nello specifico se si lavora con lo scalping aggressivo oppure se si lavora con un'operatività un po' più tranquilla, non necessariamente multi-day, ma comunque anche intraday, ma senza essere eccessivamente veloci, cioè non da scalping. A seconda del tipo di operatività che si utilizza, si può fare riferimento a diversi strumenti. Ad esempio, una maniera classica di lavorare con i volumi è quella di utilizzare il time and sale e il book. Vi mostro qui perché ce l'abbiamo integrato. Questo non è proprio un time and sale, vi apro un attimino, andiamo a prendere il market watch, vi faccio vedere il time and sale vero, che sarebbe praticamente il tape, il nastro dove vengono registrati tutti i contratti man mano che passano sul mercato. Scusate, mi sto un attimino confondendo. Ok, allora market watch, eccolo qua, component statistiche, time and sales. Ok, ce l'ho fatta. 6 è, questo è l'euro, apply. Ok,
Abbiamo caricato i dati, io non sto applicando nessun filtro perché di solito si mettono anche dei filtri per vedere soltanto evidenziati i contratti o meglio gli ingressi più potenti, tipo vedete qui c'è un 12 che è nettamente più grande rispetto ai contratti che passano nelle vicinanze, 1, 2, 3, questo 12 sicuramente è da attenzionare, ok? Questo è il TEP, vedete qui. L'euro senza filtri ci dice il prezzo battuto, quanti contratti sono stati battuti, e lato, vabbè, questo è prezzo se in bid o in ask, quindi capiamo un po' come quando abbiamo il pannellino con il prezzo sulle nostre piattaforme per CFD che ci dicono sia il prezzo bid sia il prezzo l'ask, la direzione, se è un... Qui c'è da fare da aprire una parentesi, sell è una nuova vendita, sell buy è un sell che chiude un contratto in acquisto, perché qui siamo nel campo dei future e nel contratto future, se io compro e voglio chiudere il mio acquisto devo vendere, se vendo e voglio chiudere la mia vendita devo comprare, quindi comunque con un altro contratto, ok? Non esiste lo stop come lo conosciamo per CFD. In base ai contratti che in questo momento, guardate, ci sono state tante vendite e stanno chiudendo i contratti in acquisto, tanti sell per chiudere gli acquisti, ora stanno comprando, all'improvviso stanno iniziando a comprare, che cosa possiamo aspettarci? Che se arrivano numeri grandi in acquisto magari il prezzo si girerà, mettendo assieme, scusate è andato via, ok vediamo se posso mettere questo, no, sì stai on top, ok così non scappa più, lo fisso. Allora, come si ragiona? Guardando i numeri sul book dove abbiamo i contratti, la liquidità pendente, cioè quindi dove devono essere eseguiti, i contratti che devono essere eseguiti, cosa vediamo? Che in questa zona, guardate qui, ci sono numeri grandi, quindi probabilmente una resistenza. Se è una resistenza, la gente che cosa farà? Avrà una reazione. In questo momento sta reagendo comprando, compra, compra, compra. Se riescono a sfondare questa resistenza, bene, altrimenti magari cominceranno ad andare in panic selling e inizieranno a vendere all'impazzata. Io personalmente non uso questo tipo di operatività perché è troppo veloce per me, io voglio andare tranquilla, però è un modo di lavorare. Gli scalper aggressivi lavorano così. Ovviamente prima si fa l'analisi per cercare i livelli di reazione, poi si va a vedere che liquidità si sta accumulando attorno a quei livelli, come si reagisce, quindi cosa sta passando al mercato, eccetera, eccetera. Questo è un modello. Un altro modello, quello che solitamente si pubblicizza di più e quindi anche chi non è del mestiere, cioè chi non fa analisi dei volumi, comunque sa di che cosa si parla, è il famoso trading con il POC, ossia il punto di controllo. Che cos'è? Riapro nuovamente il profilo. No, un'ora no, vabbè, ci sono tante possibilità di profili, avete capito? Ok, io di solito con l'orario uso il settimanale perché vedo che dà dei bei risultati, così si vede tutto il movimento della settimana. Allora, il POC è quello che vedete evidenziato, quel livello giallo che emerge qui su ogni profilo. Vedete, in questo momento su questo livello di prezzo si trova anche il POC del contratto, siamo a 1,23. Il POC o punto di controllo che cos'è? È il livello dove in assoluto nella sessione si sono accumulati il maggior numero in assoluto di contratti. Se noi stiamo guardando un profilo settimanale nelle varie sessioni, dove vediamo il livello giallo, quello è il POC della settimana. Significa che dal minimo al massimo del range settimanale, su quel livello e solo su quel livello si è raggiunto il massimo di contrattazione. Se c'è il massimo di contrattazione è il livello che interessa sia i compratori e sia i venditori. Ok? Diciamo che un po'... Ecco, facciamo un esempio. Magari se vi riesco a spiegarvi meglio il concetto. È come se noi avessimo un prezzo di mercato, non so, tipo un telefonino di alta gamma. Non compro telefoni da un po', però ho visto l'altra volta su un volantino c'era l'iPhone 7 a più di 1000 euro, se non ricordo male, era intorno a 1400. Facciamo questo esempio, non mi ricordo bene il prezzo, quindi chiedo scusa per gli eventuali errori, già in anticipo. Poniamo che 1.400 è il prezzo di mercato, ok? Dell'iPhone. Poi che cosa succede? Che magari i vari negozi, le varie catene fanno le loro promozioni, no? Quindi magari da MediaWorld lo troviamo a 1.300, da Trony lo troviamo a 1.200, e
poi magari troviamo qualche altra promozione, un altro negozio in cui ci vende l'iPhone a 1.400 ma ci regala magari qualche altro accessorio, qualcosina. Insomma, ci sono poi le varie offerte commerciali. Quindi, se uno dovesse dire qual è il prezzo dell'iPhone in questo momento, quale dovrebbe essere il prezzo? Da una parte lo trova a 1.300, dall'altra parte lo trova a 1.400, dall'altra parte lo trova a 1.200, qual è il prezzo vero? E allora diciamo così, che la Apple ci dice che 1.400 è il prezzo vero, poi ci dice ok, se voi volete fare uno sconto fate pure, giusto? Per prendere questo paragone, il prezzo 1.400, quindi il prezzo ufficiale, è il nostro POC, le varie offerte sono, che noi poi abbiamo visto sui telefoni, rappresentano tutti i movimenti attorno al POC, le oscillazioni del prezzo. In particolare, poi, queste oscillazioni, quelle più interessanti, sono quelle che si collocano entro la cosiddetta zona di valore, un altro concetto che sta diventando molto noto, la value area. Qui la vedete, non so se riuscite a vedere bene perché non si può ispessire la linea. C'è una linea tratteggiata gialla, ve la evidenzio, faccio un quadrato così riuscite almeno a vedere il range, ok? Nella settimana del 4 marzo, quindi analizzando questo profilo, praticamente da 1,24 e 10, facciamo un numero tondo, e 1,22 e 8, tutta questa zona è stata la zona di valore, che significa che da 1,22 e 8 a 1,24 e 10 la nostra Apple ci dà il permesso di vendere l'iPhone. Oltre diventa un prezzo troppo alto e quindi non comprerà nessuno. Più giù diventa un prezzo troppo basso e quindi la Apple dice no, io non ve lo vendo, non ci guadagno più niente. Ok? In maniera molto, molto, molto spicciola. Da che cosa dipende questa scelta di prezzo? Dipende ovviamente dai dati fondamentali. Quindi perché va bene è andato bene questo prezzo nella settimana? Perché l'economia va bene, perché c'erano comunicazioni sui tassi, perché Draghi è felice, siamo tutti felicissimi, siamo usciti dalla crisi, quindi l'euro può salire. E infatti una cosa che io l'ho notata, ma ne avete notato anche voi che l'euro è salito, ma diciamo che era prevedibile che sarebbe salito già dall'anno scorso, quando tutti dicevano ora scende, ora scende, ora scende, perché? Perché si stava cominciando a parlare di uscita dal quantitative easing, si cominciava a parlare di aumento dei tassi, cioè c'è stata una fase tra l'autunno e l'inverno dell'anno scorso in cui in tutto il mondo economico si è cominciato a parlare di tapering, quantitative easing, cioè l'uscita dalla fine ufficiale della crisi, come se ci fosse una fine scadenza di contratto. La crisi è scaduta, stiamo uscendo dalla crisi, stiamo tutti quanti bene, quindi rimettiamo in moto l'economia. E allora avete visto, proprio per questo motivo, ci sono state sui mercati delle oscillazioni particolari, movimenti anomali e quant'altro. Per quanto riguarda l'euro, che io ho seguito perché è uno degli strumenti che lavoro, quando si è cominciato a vociferare di questi cambiamenti, l'euro ha cominciato a salire. Saliva dai minimi e quindi nessuno ci ha fatto caso più di tanto. Quando è arrivato ai massimi degli ultimi 2 anni, quindi nella zona di lateralità, tutti, o meglio tanti, dicevano ora scende, ora scende, ora scende. E invece no, non poteva scendere perché le condizioni macro erano cambiate, cioè si stava partendo per un nuovo periodo rialzista. Ok, dice questo che cosa c'entra? C'entra perché i dati fondamentali sono quelli da cui si parte per dare il valore. Stiamo parlando dell'euro, ma può essere un indice, può essere, se parliamo di un'azione, ovviamente facciamo riferimento ai dati societari, se la società va bene, se la società va male, o quantomeno per quello che comunicano. Poi sappiamo tutti i casi di crack, aggiotaggio e quant'altro, per cui ci sarebbe da aprire più che una pagina, ci sarebbe un'enciclopedia, però. Ma limitiamoci a quello che ci interessa per la nostra operatività. Ok, quindi il valore dipende da tanti dati. In base a dove si pensa che possa essere accettato il prezzo dello strumento, lì si va a scambiare e si genera liquidità. Dicevo, modo di lavorare fa riferimento in maniera più tranquilla, fa riferimento proprio a queste zone di liquidità e nella maniera più classica possibile fa riferimento a questo POC, cioè
prezzo ufficiale, come dicevamo prima, il prezzo del nostro iPhone, che è quello che è deciso effettivamente dai big. Significa che noi magari potremmo volere il prezzo leggermente più alto, leggermente più basso, ma i nostri cari amici istituzionali hanno deciso che questo è il famoso prezzo del 1400 dell'iPhone, per capirci bene. E quindi se il prezzo deciso dagli istituzionali, è chiaro che se il prezzo deve iniziare a spostare il suo valore, quindi deve iniziare un movimento, inizierà sempre da qui. Se per caso ritraccia, torna indietro, dove andrà a parare? Per favore non toccate niente, ragazzi, qualcuno sta toccando lo schermo, attenzione, perché vedete Zoom è molto sensibile, quindi non toccate niente perché pasticciate, ok? Ok, quindi vi stavo dicendo, è quel livello che attrae il prezzo. Se il prezzo torna indietro si fermerà lì, perché da lì parte tutto. Dovete immaginare il prezzo come una sorta di come un atomo. Avete presente gli atomi? C'è il nucleo e ci sono poi gli elettroni che ruotano attorno. Immaginate il prezzo che si muove in questo modo. C'è un prezzo deciso dalle aziende, dai big, dagli istituzionali. Scusatemi un secondo. Eccomi, mi sentite? Ok, qualche problema logistico ogni tanto. Allora, vi stavo dicendo, immaginate il prezzo in una maniera molto fantasiosa. Il prezzo è come un atomo, c'è il nucleo dell'atomo che è il POC e ci sono gli elettroni che girano attorno all'atomo. Nel nostro caso gli elettroni sono le oscillazioni che fa il prezzo. Il prezzo parte da questo livello e poi comincia a muoversi sotto la spinta dei compratori o dei venditori. La legge della domanda e dell'offerta. In base al valore, al solito al valore dello strumento, cosa succede? I compratori cercano di comprare quanto più in basso possibile, i venditori cercano di vendere quanto più in alto possibile. Quando inizia l'asta, perché si tratta di un'asta vera e propria, noi di solito facciamo riferimento al time frame più piccolo, che è quello giornaliero, inizia la giornata, mettiamo il daily, ok? Inizia la giornata con un prezzo, mettiamo ad esempio sempre giorno 3 che sta giorno 8 marzo, scusate, i numeri sono giusti all'italiana. Cosa succede? Giorno 8 marzo il prezzo inizia a muoversi da qui. Inizia da qui apro una parentesi, abbiamo detto che gli orari sono quelli del CME e stiamo guardando l'euro, che in realtà non è lavorato in Europa ma è lavorato in America, cioè l'euro lo vende il CME, quindi ecco perché il profilo inizia con la mezzanotte, ma alla fine, dico, parte da qui il movimento, cioè c'è da fare un po' un discorso un po' più tecnico, ma poco ci importa, ok? Facciamo una cosa, ecco, semplifichiamo, partiamo dal giorno prima. Giorno 7, così non ci confondiamo, il POC era posizionato a 1,24,2, era su questo livello, lo marco con una linea rossa, ok? Il prezzo era salito precedentemente, arriva qui, poi qui si ferma, magari si aspetta qualche notizia, qualcosa. Si aspetta qualcosa, arriva una notizia, magari questa notizia non è piaciuta, evidentemente non è stata una bella notizia, e si decide di mandare giù il prezzo. Ma la discesa da dove inizia? Inizia da qui, fase di attesa, il prezzo oscilla, raggiunge i massimi, classici giochini da caccia agli stop, magna magna generale, e poi finalmente boom, 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 scende giù, generando il nostro estogramma bello alto, come abbiamo visto prima. In più qui, questa è una piattaforma professionale, ci fa andare ancora più in profondità e vediamo che proprio dentro la candela dove sono entrati qui. Ok, quindi vediamo anche come hanno manipolato il mercato, come l'hanno spinto. Iniziano qui il primo movimento, l'avvio, qui continuano e siamo alla fuoriuscita dalla lateralità e poi c'è questa sorta di media che è il VWAP, che è uno strumento utilizzato tantissimo dagli istituzionali, quindi qui nuovo riferimento, nuova spinta, dovevo dare l'ok, poi alla fine bloccano tutto,
quando tutti pensano, ah, ok, sta scendendo, scende, 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 vi faccio notare dove siamo, vi invito ad attenzionare queste cose, tolgo il profilo così ci concentriamo sull'analisi tecnica. Guardate che cosa c'è qui. Guarda caso c'erano dei minimi precedenti. Il prezzo arriva su questi minimi. Minimi di candele già li ha superati. Siamo anche su un minimo di swing. Scende, scende, cominciano a vendere tutti. Caccia gli stop. Famosa. Cosa succede? Guardate qua. Nuovo blocco di volumi. Hanno preso un po' di stop, hanno deciso che il movimento poteva fermarsi e guardate cosa creano. Una bella candela, qui c'è una lunghissima ombra bassa, tanti contratti, spinta su. Non è inversione perché non ha la stessa forza della prima spinta ribassista, lo vediamo dall'istogramma, ma intanto ha frenato la discesa in attesa di nuove indicazioni. Vedete come è più dettagliata la visione così, non solo il riferimento del prezzo, ma anche dove, che cosa fanno? Hanno creato volume, ok, allora posso crederci in questo movimento. Se non ci fosse stata questa indicazione di volume, magari avrei avuto un dubbio perché non erano entrati i potenti. E finché non entrano i potenti, il mercato è sempre così. Il movimento, anzi, scusate, è sempre incerto. Fidarsi o non fidarsi? Meglio non fidarsi. Anche perché, vedete, da questo punto di vista le logiche con cui agiscono sono tante, perché dipende da che cosa conviene in quel momento. Voi sapete, parlo di banche perché sono loro che poi creano i titoli e ce li vendono. Poi collaborano con gli amici, che sarebbe a dire i fondi di investimento, i governi, sono un po' una bella combriccola. Cosa fanno? Loro decidono quale deve essere il target del prezzo entro un determinato periodo di tempo, quale deve essere il movimento nell'anno, nel mese, nella settimana, nella giornata stessa, ecco perché si partiva dall'asta di cui parlavamo prima. Cosa succede? Che non sanno però effettivamente come reagirà il mercato, loro hanno dei target, giusto? Però poi bisogna vedere la gente come risponde, che cosa, gli operatori che cosa fanno, perché alla fine gli operatori spingeranno il prezzo o verso l'alto o verso il basso, o perché magari in base alle notizie prevedono che ci debba essere una determinata reazione. Questo non ci interessa, sono cose molto tecniche, non ci interessano effettivamente. Il perché non interessa. Cosa succede? Che se in base ai loro piani la liquidità, la spinta che viene data dalla massa gli sta bene, allora ok, magari danno anche un aiuto. Nel senso, poniamo il caso, vediamo questo movimento. Non è proprio esatto esatto, ma ci aiuta a capire meglio di che cosa vi sto parlando, ok? Allora, il prezzo si trova qui, era salito, era salito, era salito, era salito. In realtà loro danno lo stop su questo livello. Questo è un segreto, non ve lo posso spiegare. Danno lo stop qui e qui danno l'ok. Poi alla fine partono da quassù, da tutto questo blocco che racchiude insieme stop, chiusure di ordini precedenti, avvii di nuovo movimento e tutto quanto. Iniziano a scendere, inizia la grande discesa. Che cosa succede? Mettiamo il caso che ha rotto i minimi. Tecnicamente, se vogliamo fare un'analisi spicciola, che cosa abbiamo qui? Ci sono i minimi, c'è la parte bassa della lateralità, quindi solitamente lavorando di analisi tecnica che si fa? Alla rottura dei minimi, alla fuoriuscita dal canale, si entra di solito sul ritracciamento, che loro il ritracciamento l'hanno incluso nello scherzetto perché hanno dato il primo segnale, poi sono andati sui massimi e poi qui blocco. Questo è un bell'esempio di come pilotano il mercato. Hanno dato il segnale ribassista, tutti sono entrati, hanno fatto lo scherzetto, sono andati, guardate qui, quasi sui massimi, in ogni caso rompono il limite della lateralità più evidente, che è la linea blu, questa.
mettiamo meglio un'altra linea per disegnare meglio il livello. Bene o male è questo, poi tutto il resto è di solito è sforamento. Quando si guarda la lateralità, vera è questa in realtà, questo range. Lo superano, falso segnale di rialzo, allora che succede? Che qui è entrato qualche venditore, vabbè, qui è entrato qualche compratore, alla fine chi sono più numerosi, i compratori o i venditori? Ricordiamoci che il prezzo era salito, magari sono più numerosi i venditori. Bisogna intervenire per frenare tutto, per dare l'ok, per dire ah, ok, va bene, possiamo partire, basta con questi scherzi, andiamo. Eccoli qua. Se questo movimento che loro scatenano, cioè loro scatenano qui e non hanno scatenato prima, ok. Ci sono alcuni casi invece in cui fanno andare il prezzo e intervengono dopo. Mettiamo il caso che vogliono vendere, che cosa fanno? Più o meno quello che hanno fatto qui, alla fine le tattiche sono sempre quelle, però vabbè. Diciamo che questa informazione si sta diffondendo anche soltanto come analisi di price action, però qui la vediamo un tantino meglio. Altri casi, ora così, su due piedi. Non mi sono preparata la lezione, quindi non saprei dove cercarli. Bisognerebbe mettere anche il delta per vedere un po' che cosa fanno le persone. Comunque, al di là, giusto per spiegarvi il concetto, anche perché il tempo corre, cosa fanno? Mettiamo che vogliono vendere, no? Dando un segnale rialzista, ci fanno entrare tutti quanti in acquisto, capita a volte che cominciano a bloccare il movimento, poi ci ripensano, perché magari c'è tanta gente che sta comprando e se loro vogliono vendere, mica sono stupidi, vorranno vendere ad un prezzo più alto. Mettiamo che vogliono vendere, in realtà volevano vendere a 1,24, ma c'è tanta gente che compra e hanno la possibilità di vendere a 1,24 e 6. 60 punti più su, tutto guadagno, no? Mica sono scemi. E allora che fanno? Ci lasciano sfogare, anzi, peggio ancora, magari danno un'altra spinta per aiutarci a far salire il prezzo, in maniera che poi possono vendere a prezzo più alto. E capitano queste cose, caspita se capitano, tutti i giorni. Proprio sono una routine. La manipolazione del mercato. Questo è un esempio spicciolo. Poi chi lavora con il book e quindi fa scalping aggressivo, attenzione a tanti particolari lì di manipolazioni, ce ne sono tantissime. Non so se avete sentito parlare dei famosi iceberg, innanzitutto, gli ordini iceberg, lo spoofing, sarebbe a dire mettono gli ordini perché, poniamo il caso, che ne so, mettiamo qui abbiamo visto, guardate, ci sono tanti contratti grandi in vendita. Sarebbe a dire che qui c'è una bella resistenza. In questo caso i numeri sono ancora qui stabili. Può capitare di vedere un numero grande qua sopra, che è una resistenza. La gente cosa pensa? Dice, oh guarda, sì, c'è una resistenza, può arrivare fino a lì, può arrivare fino a lì, quindi ci posso fare degli accordi, ok, cerco di comprare per prendermi questo range. Loro praticamente attirano il mercato per poi dare la spinta nella direzione contraria. Hanno di queste fantasie, ce ne hanno tante. Chi lavora col book sa, è ormai veterano di queste cose, riesce a riconoscerli e a non cadere nelle trappole. Ma devo dire che di bravura ce ne vuole tantissima. Ripeto, io non faccio questo tipo di operatività, quindi non saprei districarmi in questi scherzetti. Ma c'è gente che ci lavora e lo sa, però so che esistono e lo fanno. E come se lo fanno? Perché in realtà loro muovono il mercato come dice qualcuno, devono scrollarsi le pulci di dosso, devono raccogliere liquidità, muovono il prezzo in continuazione, ci muovono come delle marionette. Con i volumi, in base alle tecniche, si riesce a filtrare un po' l'informazione, si evitano tanti errori. Ripeto, come ho detto prima, qualche stop si prende anche qui, siamo umani, anche i volumi sono creati da uomini. Alla fine, i volumi che fanno? Ci dicono quello che fanno le persone. Quindi i mercati sono molto, molto instabili, ecco, sotto questo punto di vista, come anche noi trader singoli. Riduciamo un pochino, però qualcosa c'è. Ok, questo un po' brevemente è quello che si può fare con i volumi. Vi ho introdotto un po' di analisi, un po' di cose che si possono fare. Avete visto come si può mischiare analisi tecnica, volumi e quant'altro. Vi ho fatto un po' un quadro generale.
Spero con questo di avervi dato qualche indicazione, di avervi incuriosito e ora restituisco di nuovo la parola a Costantino, così chiudiamo il webinar. Ma prima di passare la palla a Costantino, vi ricordo. Per chi ha seguito il webinar di Mauro settimana scorsa già lo sa. Vi ricordo che giorno 16 a Milano ci stiamo organizzando, insieme anche a Costantino e a Fondex, un grande evento. Vi mostro il link. Un secondo, ce l'ho nell'altro schermo. Se avete visto il webinar di settimana scorsa avrete seguito Mauro. Stiamo organizzando un evento insieme a Mauro, è un seminario che si terrà giorno 16 a Milano, in cui metteremo insieme analisi dei volumi e analisi ciclica. Come avete visto, i volumi li abbiamo integrati in maniera molto semplice all'analisi tecnica, ma in realtà si possono integrare a qualunque tipo di analisi, perché non si fa altro che andare dentro al prezzo e andare a vedere dove c'è il segnale effettivo e il segnale migliore. Quindi si possono, sono molto. C'è l'analisi dei volumi in senso stretto, ma si possono integrare le informazioni dei volumi con altri metodi. Quindi stiamo organizzando questo evento con Mauro, ci sarà Mauro, ci sarà la TV, Giuseppe Di Vittorio, c'è Vasi Grishenko che è il creatore della piattaforma Volfix, ci sarà Costantino, vedete qui Fondex che ci sponsorizza e una precisazione, non è tutto chiuso nella giornata del 16 perché per 2 mesi anche le promozioni, ci saranno i webinar real time con i trade dal vivo, con me e con Mauro, insomma poi vi leggerete il programma, sono 2 mesi, alla fine non è solo un giorno ma sono 2 mesi pieni di corso. Ora do la parola a Costantino, io ho finito. Costa. Grazie Rosita, grazie per questa bellissima introduzione all'analisi volumetrica e un aspetto che, come hai giustamente detto, potranno ulteriormente approfondirlo e abbinarlo anche all'analisi ciclica. Il 16 aprile a Milano ci sarò anch'io, quindi sarà una bellissima occasione anche per conoscerci di persona con molti di voi che parliamo quotidianamente ormai da tempo. E passiamo ora a Fondex a parlare della nostra piattaforma, la C-Trader. La C-Trader è una piattaforma creata da Spotware, è una piattaforma che si sta diffondendo sempre più e che prevedo una sua ulteriore diffusione nei prossimi anni, se non addirittura il sorpasso rispetto all'attuale MT4. Fondex è una società regolamentata SAISEC, registrata presso 25 regolatori europei, tra cui la Consob, l'FCA e i principali regolatori europei. Come strumenti finanziari offriamo oltre 1.000 strumenti. Abbiamo mercato azionario, tra cui anche l'Italia, America, Asia Pacifico, tutto il mondo. Forex, metalli, energie, indici, ETF che sono difficili da trovare, abbiamo i Power Shares e gli iShares e abbiamo anche le criptovalute che sono molto di moda, ecco adesso. È una piattaforma nella quale introdurremo sempre più strumenti. Prevediamo nei prossimi mesi di avere un altro migliaio di strumenti, quindi superare i 2.000. La C-Trader dà la possibilità di tradare quindi tutti questi mercati sia da versione web, desktop e su tutte le e a tante applicazioni, quindi anche mobile, eccetera, eccetera. Offre anche C-Mirror, che è una funzione di copy trading. Vediamo come possiamo aprire un conto demo per provare la nostra C-Trader. Avete due modalità possibili. Potete farlo dal sito, cliccando su Apri un account. La pagina, come vedete, vi porterà qui dove basta inserire la vostra mail, che diventerà la vostra C-Trader ID, una password che desiderate, il numero di telefono che è facoltativo. Cliccando quindi su Open Trading Account vi porterà alla versione web di C-Trader. La versione web di C-Trader di default, quando cliccate apri un account, vi apre un conto reale. Potete semplicemente aprire una demo cliccando subito dopo su questo simbolo, scegliendo Demo Account, mettete i vostri dati,
deposito che desiderate, la valuta, la leva e aprite il conto. Questa è una mia demo. Vedete che abbiamo i mercati più popolari, dove abbiamo fatto una selezione degli strumenti più tradati, un po' di tutte le un po' di strumenti da tutte le asset class. In seguito c'è il Forex, circa 88 cambi. Abbiamo le criptovalute, una ventina, e ne stanno arrivando altre. Metalli, energie, gli indici, tra cui anche l'Italia. Abbiamo le azioni americane, le azioni europee. Qui potete vederle proprio suddivise per paese. Quindi vedete che abbiamo il Belgio, l'Inghilterra, la Germania, la Svizzera, la Francia, la Spagna, l'Olanda, il Portogallo e l'Italia. Abbiamo anche gli iShares, gli ETF, Power Shares e azioni dell'Asia Pacifico, tra cui abbiamo Giappone, Hong Kong, Singapore e Australia. L'aspetto interessante del nostro conto CTrader, che è una nostra esclusività, è la possibilità di tradare micro lotti sulle azioni e sugli indici che nessun altro offre. Cosa per quale dovete anche ringraziare Fabio, che è stata sua l'idea dell'introduzione. Allora, questa è brevemente la nostra piattaforma CTrader, la versione web. Se preferite la desktop, basta andare su Links e scegliere la versione per Windows. Quindi così scaricherete la nostra versione desktop. Qui potete trovare anche vari video su YouTube che vi spiegano come usare la CTrader. Hanno anche i sottotitoli in italiano e vanno anche molto nello specifico, ci sono davvero tanti video, quindi vi possono davvero aiutare a comprendere meglio questa piattaforma, che comunque è una piattaforma definita molto, molto facile, di un uso molto facile per i trader, e che è nota per la sua alta velocità di esecuzione. È molto amata anche dagli scalpers questa piattaforma, proprio per la sua davvero ottima velocità d'esecuzione. Voglio anche informarvi che Rosita, che abbiamo appena sentito, farà un'analisi settimanale per il gruppo Fondex sul nostro gruppo di Facebook. Abbiamo un gruppo su Facebook dove vi potete aggiungere, vi faccio vedere il nostro gruppo Facebook che si chiama Fondex Italia. Abbiamo anche la pagina ufficiale ovviamente su Facebook che si chiama di Fondex. Abbiamo un gruppo Telegram dove quotidianamente vari esperti del settore postano le loro analisi, vi invitano ad unirvi con loro alle loro sessioni live, e lì diamo tutte le informazioni sulle nostre attuali promozioni, assistenza clienti. È un gruppo Telegram molto interessante. Trovate anche la mia mail per chi volesse contattarmi e avere maggiori informazioni. Voglio parlarvi della tipologia di conto anche che offriamo su Fondex, che è un conto semplice con solo spread davvero competitivi, quindi potete tradare tutti i nostri strumenti finanziari con solo spread, senza commissioni. C'è anche la possibilità di avere un conto senza swap. Potete contattarmi per avere maggiori informazioni. Ora, una sorpresa, ecco, che abbiamo tenuto per i partecipanti a questo webinar è che potete provare il nostro conto reale con 20 euro che vi vengono dati come di bilancio gratuitamente, senza restrizioni, da noi. Ovvero, se aprite un conto reale
e validate il vostro conto, cioè inviate carta d'identità e una bolletta, l'avete validato, vi carichiamo 20 euro sul conto. Con 20 euro potete quindi dunque provare il nostro conto reale, perché dirvi comunque di provare la demo è sempre diversa rispetto al reale. Quindi vi diamo 20 euro a disposizione, così potete fare una prova. E con 20 euro comunque sulla nostra SheTrader, con i microlotti, potete comunque fare una bella prova. Scrivetemi pure un'email quando, se siete interessati, e vi caricherò i 20 euro appena validato il vostro conto. Partiranno anche corsi settimanali su CTrader per insegnare a tutti come usarla. Saranno corsi forniti da Rosita. Potete avere maggiori informazioni unendovi al nostro canale di Telegram. Colgo ancora l'occasione per ringraziarvi per la partecipazione a questo webinario sull'analisi volumetrica. Vi ricordo che ogni mercoledì avremo un ospite il quale tratterà una strategia di trading speciale. Settimana prossima avremo il piacere di ospitare Gino Crisopulli, che ci parlerà della sua strategia di trading, da lui chiamata Babilonia, che è una tecnica che, come ce l'ha definita, è una tecnica altamente speculativa. Quindi appuntamento mercoledì prossimo alle 20.30 con Gino Crisopulli. Voglio ancora ringraziare Rosita Furnari per la bellissima spiegazione sull'analisi volumetrica di stasera, Fabio per la coordinazione, e vi invito ancora all'evento di Milano il 16 aprile per approfondire analisi volumetrica e analisi ciclica e conoscerci di persona. Agli interessati contattatemi e vi invieremo anche un coupon per partecipare ad un prezzo scontato. Ci vediamo a Milano, ci sentiamo mercoledì prossimo. Grazie a tutti. Ciao a tutti, grazie Costantino per questo opportunità. Grazie a te, Rosita. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao.